Nuovi magistrati a Napoli, la promessa di Nordio, il ministro della giustizia alla cerimonia di insediamento della nuova presidente della Corte d'Appello, Rosaria Covelli. Tra le priorità l'assunzione dei nuovi giudici entro il 2026, stretta di mano e chiarimento col procuratore Gratteri. La banda dei falsari sgominata dalla finanza, 7 indagati nell'inchiesta della Procura di Napoli che ha portato all'individuazione di 5 stamperie clandestine e al sequestro di 48 milioni di euro falsi. Le banconote da 50 euro realizzate con macchinari particolarmente sofisticati. Psicologi di base, il piano della regione Vincenzo De Luca rivendica l'eccellenza della sanità campana e torna ad attaccare il governo sul mancato sblocco dei fondi di coesione. A rischio i piani di evacuazione dei campi flegrei. Festa, resta ai domiciliari, Nargi candidata a sindaco, elezioni amministrative ad Avellino, il riesame respinge la richiesta dell'ex primo cittadino. A guidare la coalizione al suo posto sarà la vice Laura Nargi, sostenuta da 4 liste civiche, contro di lei le accuse dello sfidante Gengaro. Scempio sul lungomare, la rabbia dei cittadini, ultimati gli interventi nel cuore della Salerno turistica, sprint del comune per ripristinare la viabilità, ma resta il pugno nell'occhio del cantiere per i box sotterranei. Al microfono di 8 Channel, la rabbia dei cittadini. Eccoci, questi erano i nostri titoli. Buonasera, ben trovati con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura parliamo di giustizia, un piano per colmare entro i prossimi 2 anni i vuoti d'organico della magistratura a Napoli come ad altre, in altre città. Ad annunciarlo il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha partecipato alla cerimonia di insediamento della nuova presidente della Corte d'Appello. Vediamo. Rimettere in moto la giustizia portando a termine il percorso che di qui al 2026 prevede l'assunzione di 1.500 magistrati in tutta Italia, dando priorità a quelle sedi come Napoli dove la situazione è particolarmente critica. Parola del ministro della giustizia Carlo Nordio, ospite della sala Arengario dove si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo presidente della Corte d'Appello, Rosaria Covelli. E sulla riforma della giustizia si va avanti, ha ribadito l'esponente del governo che prima della cerimonia ha stretto la mano del procuratore Nicola Gratteri, con il quale restano le distanze, ma avendo come terreno comune l'indipendenza della magistratura. Sappiamo che ci sono delle differenze di vedute, ma sappiamo che c'è una coincidenza di interessi, che è quella di far funzionare la giustizia e soprattutto di assicurare tutti che l'indipendenza della magistratura, sia giudicante che requirente, è un valore non negoziabile, sul quale io per primo ho impegnato e impegnerò da sempre la mia parola. Per la Corte d'Appello di Napoli la priorità è dare soluzione ai tanti problemi irrisolti, a cominciare dai tempi della giustizia. Ho già fissato una riunione per domani e quindi affronteremo, ma soprattutto vi daremo costantemente, ecco, informazione su questo nostro agire, su questo nostro costante intervento su questi fronti, anche per l'aiuto che ci darà il Ministero, che ci darà il Consiglio Superiore ad affrontare questa situazione ancora di grande difficoltà. La cronaca, scoperta la fabbrica dei soldi falsi in un garage di Napoli. Sequestro record di 48 milioni di euro contraffatti. 7 persone fermate, anche il capo della banda dei falsari. Vediamo. Circa 48 milioni di euro in banconote da 50 euro contraffatte di pregevole fattura, ritenute riconducibili al cosiddetto Napoli Group, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in una stamperia allestita in un capannone industriale nel quartiere Ponticelli. A coordinare le attività è stata la Procura di Napoli Nord. Nel corso del blitz scattato questa mattina, i finanzieri hanno sottoposto a fermo 7 persone, tra le quali figura anche il capo della banda dei falsari. Le banconote venivano stampate con il procedimento offset, che rispetto alla tecnica digitale consente di avvicinarsi enormemente alle banconote originali. Dallo scorso mese di aprile, 2 abili falsari hanno vissuto praticamente in isolamento in un capannone del quartiere Ponticelli per produrre le banconote. Le fiamme gialle hanno trovato i 2 falsari a letto. Nel capannone c'erano circa 80.000 fogli ritraenti ciascuno 12 banconote da 50 euro, praticamente pronte, dovevano essere solo tagliati per apporre la banda verticale argentina.
data. Per evitare che la produzione si fermasse, la banda si serviva di un vivandiere che provvedeva ai bisogni dei falsari ed era lui a tenere i contatti con il capo, un tipografo settantenne con numerosi precedenti penali, che coordinava la produzione e anche il supporto logistico avvalendosi di 3 autotrasportatori di Giugliano, 7 in tutto quindi le persone fermate, e dalle indagini è emerso che la stamperia solo di recente era stata trasferita a Napoli dalla provincia, precisamente a Casavatore, e che sarebbe entrata in funzione a pieno regime proprio nel mese di aprile. Tornano a tremare i campi Flegrei in provincia di Napoli. Un nuovo sciame sismico è iniziato nel corso della notte, facendo registrare dall'osservatorio vesuviano 35 scosse di terremoto. L'evento tellurico più significativo alle 3.37 con magnitudo 3.2 ed epicentro nel bordo orientale della Solfatara ad una profondità di 1,6 km. Il secondo più forte si è avuto alle 5.53 con magnitudo 2.9 ed epicentro nella Solfatara ad una profondità di 1,4 km. Non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa più forte è stata avvertita nettamente dai residenti non solo di Pozzuoli e Bacoli, ma anche dei quartieri napoletani di Fuorigrotta, Agnano, Soccavo, Bagnole e Pianura. L'ultimo episodio che aveva allarmato la popolazione era avvenuto lo scorso 27 aprile, quando si era registrata una scossa di magnitudo 3.9 individuata nel Golfo di Bacoli. Lo psicologo di base in Campania, quasi 10.000 colloqui nei primi 5 mesi e presto arriverà anche il servizio di psicologia scolastica, una vera eccellenza della nostra sanità, ha detto il governatore De Luca, che è tornato ad attaccare il governo Meloni sul blocco dei fondi FSC. Vediamo. La Campania è stata la prima regione in Italia ad attivare il servizio dello psicologo di base e i numeri dei primi 5 mesi di attività restituiscono la cifra di un bisogno avvertito a più livelli dalle famiglie. 10.000 le prestazioni tra settembre e gennaio in tutti i distretti sanitari della regione, 2.650 pazienti presi in carico e presto saranno attivati nuovi servizi come quello dello psicologo scolastico a servizio di studenti, insegnanti e genitori. Credo che sia veramente una prova di eccellenza della sanità campana. Una delle tante prove di eccellenza. Abbiamo impegnato 150 sanitari in ognuno dei nostri distretti al servizio dei nostri cittadini per affrontare un tema che è diventato delicato per le famiglie, per i genitori. Abbiamo una crisi che riguarda le giovani generazioni che desta forti preoccupazioni. Abbiamo poi stabilito anche un bonus per consentire alle famiglie di utilizzare per alcune ore psicologi anche privatamente. Il servizio di assistenza psicologica si rivela utile anche per la cosiddetta sindrome dei campi Flegrei, per le popolazioni che convivono con il fenomeno del bradisismo. Il governatore coglie l'occasione per ricordare che i fondi di coesione servono proprio per i piani di evacuazione. È arrivato il momento di fare approvare il piano di sviluppo e coesione della Regione Campania, che viene tenuto bloccato in maniera irresponsabile dal governo Meloni e dal ministro Fitto, perché quel piano contiene un intervento di decine di milioni di euro per realizzare vie di fuga in caso di necessità dai campi Flegrei. Continua il presidio degli studenti della Federico II in tenda per la Palestina nel chiostro della Facoltà di Lettere. È il momento di portare la nostra mobilitazione a un livello superiore, dicono. Sentiamo. Gli studenti universitari della Federico II di Napoli scendono in campo con il movimento globale contro la guerra, contro il genocidio in Palestina. Il grido arriva forte dagli States, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Francia, da tante città e oggi anche dal capoluogo partenopeo. Noi abbiamo la responsabilità come studenti e studentesse di mobilitarci, di fare pressione sui nostri atenei che ancora non si esprimono, che ancora rimangono in silenzio. Da stamane diverse tende sono state piazzate nel cortile della Facoltà di Lettere della Federico II. Per aderire alla chiamata internazionale all'intifada studentesca. In questo momento questa azione di mettere le tende, come dicevo, si inserisce in un quadro molto più ampio di mobilitazione internazionale, perché di fronte ai 35.000 morti in 8 mesi, di fronte all'invasione di Rafah, non si può rimanere in silenzio, bisogna dare uno scossone, bisogna fare pressione, e questo ce lo dicono dalla Palestina, sulle istituzioni che abbiamo più prossime affinché si venga presa una posizione, perché le vittime sono troppe, il sangue che si sta spargendo è troppo, vogliamo una pace in Palestina che sia giusta però, che quindi sia sulla base della liberazione del popolo e della fine dell'occupazione. Ma le rivendicazioni riguardano anche il rettore dell'Ateneo Federiciano, Matteo Lorito.
Beh, la scomparsa e il silenzio del rettore manifestano sicuramente, diciamo, un riconoscimento, anche se silente, della potenza del movimento studentesco a Napoli, e cioè il fatto che probabilmente il rettore non saprebbe rispondere alle domande che noi gli poniamo, né sarebbe pronto al confronto. Le elezioni amministrative ad Avellino, resta agli arresti domiciliari l'ex sindaco Gianluca Festa, che non si ricandida. Al suo posto scenderà in campo l'ex vice sindaco Laura Nargi. Durissimo il commento del candidato del centro-sinistra Antonio Gengaro. Sentiamo. Resta ai domiciliari l'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. I giudici dell'ottava sezione del Tribunale del Riesame hanno confermato la misura cautelare emessa dal GIP Giulio Argenio lo scorso 18 aprile. Non appena appresa la notizia, l'ex vice sindaco Laura Nargi ha rotto gli indugi e ufficializzato la sua candidatura. In continuità con Festa, guiderà una coalizione civica composta da 4 liste. Davvero siamo Avellino, viva la libertà e per Avellino. Dura la reazione del candidato del PD, Antonio Gengaro. Laura Nargi è una specie di Alice nel paese delle meraviglie. In questi anni lei e tutti gli altri che sono stati con il sindaco non si sono accorti di niente, non hanno visto, non hanno sentito, non hanno parlato. Mi è molto simpatico Festa, mi sono molto meno simpatici i festiani e i suoi epigoni. Per Sandro Ruotolo, candidato PD alle europee, con Gengaro inizia l'operazione Trasparenza a Palazzo di Città. Io penso che queste elezioni siano importantissime per Avellino, ma non solo per Avellino. Citavate l'inchiesta della giunta precedente. Io mi auguro che la politica impari, come dire, a occuparsene non quando interviene la magistratura, ma prima. L'altro candidato Dem alle europee, Francesco Todisco, spera invece che quella alle porte sia una campagna elettorale senza veleni. Io spero che ci sia una campagna elettorale serena, in cui ci sia un confronto sulle proposte, sui contenuti, sulla visione complessiva di città, e non ci siano veleni. Andiamo a Salerno. Hanno riaperto le due strade che delimitano il cantiere di Piazza Cavour, un primo passo per restituire tutta l'area dei lavori alla città. Ora un brutto biglietto da visita per i turisti. Vediamo. Ripristinata la viabilità intorno al cantiere dei box auto di Piazza Cavour a Salerno, riaperte le due strade che collegano via Roma e Lungomare dopo l'ultimazione della segnaletica. Immediati benefici per la viabilità, si tratta di un primo step per la riconsegna di tutta l'area ai cittadini, offrendo anche un'immagine più dignitosa ai tanti turisti in arrivo in città, mentre continua il botta e risposta giudiziario tra la ditta incaricata dei lavori e il comune. Innanzitutto manteniamo un impegno che ci siamo presi nei confronti dei cittadini, che abbiamo aperto due stradine che però sono di collegamento importante per quanto riguarda la viabilità. Contiamo nel più breve tempo possibile di restituire questa bellissima piazza, sia Piazza Cavour che l'ex parcheggio, ai cittadini in maniera tale che possa essere fruibile a tutti. Il cantiere, che da oltre un decennio deturpa il lungomare di Salerno, ora deve andare via. Questo è il desiderio dei salernitani. Dal 2018 siamo adesso a questo livello, quindi ripenso tutto il male possibile proprio. Un'amministrazione comunale che è inefficiente. È abbandonato così purtroppo il cantiere e non si sa chi ha ragione, se l'impresa o il comune. Aspettiamo. Aspetteremo degli anni, credo. Le strade erano utili secondo lei, quelle che sono state chiuse per effettuare i lavori e ora sono riaperte? Penso qualche motivo ci sarà stato. Certo, accorciare ti deve invertire il senso di marcia, diminuisce l'intasamento del traffico. Nessun medico ha scelto il Sannio. Deludono purtroppo gli esiti del concorso unico bandito dalla Regione Campania per reclutare nuovi specialisti in emergenza urgenza. Oggi sindaci dal direttore generale dell'ospedale San Pio. Vediamo. Niente di fatto nel Sannio dopo il concorso unico bandito dalla Regione per il reclutamento di specialisti in medicina di urgenza e emergenza. L'iniziativa non ha dato gli esiti sperati e nessun dirigente medico vincitore ha opzionato il presidio ospedaliero di Sant'Agata né quello di Benevento, conferma Maria Morgante, direttore generale dell'ospedale San Pio, che avrebbe necessità di almeno 13 unità per sopperire alla carenza di personale. Deficit che negli ultimi giorni ha fatto temere la chiusura del pronto soccorso del nosocomio di Sant'Agata dei Goti, e per cui è arrivata la schiarita dopo il vertice di questa mattina tra i sindaci del territorio ed il DG Morgante.
L'unico elemento positivo per quanto riguarda oggi è che il pronto soccorso non chiude, la realtà dell'ospedale non chiude, ci sono sacrifici da fare, noi chiamiamo anche i medici, facciamo appello anche ai medici. C'è una continuità, quindi apprezziamo questo impegno che ha preso la Morgante e siamo contenti di questa riunione. Domani, come ha detto il sindaco, non avremo l'assemblea dei sindaci perché c'è stata una rassicurazione precisa da parte della Morgante che i servizi a Sant'Agata di Ricordo del pronto soccorso continuerà anche dopo il 12 maggio. E il sindaco Mastella mette in guardia dai pericoli dell'autonomia differenziata. E devo dire, le carenze, qualcuno dice la regione, io dico anche il governo nazionale, perché se noi spendiamo 2 miliardi all'anno anziché 14 miliardi quanto riferisce l'OMS per l'Italia, è ovvio che questa vicenda qua si trascina in tutti i pronti soccorsi un po' dappertutto, e se purtroppo i medici sono pagati in maniera molto modesta, con l'autonomia differenziata saranno pagati il doppio altrove, e altro che il problema di oggi, chiuderemo anche l'ospedale di Benevento probabilmente. Restiamo nelle aree interne, in Irpinia, troppe truffe agli anziani, ricomincia la campagna di sensibilizzazione dei carabinieri con l'aiuto della Chiesa. Vediamo. Perché la rete sociale è quello che ci mantiene vivi, è quello che crea il contatto, è quello che ci dà supporto in tutte le situazioni. Non abbiate paura a denunciare, perché soltanto così noi possiamo contrastare questo fenomeno. Si rafforzano ovunque le attività di sensibilizzazione da parte dei carabinieri per contrastare l'odioso fenomeno delle truffe compiute ai danni di persone anziane, molte delle quali purtroppo a buon fine, ad opera di malviventi senza scrupoli. Qui siamo nel centro pastorale San Francesco ad Ariano Irpino, dove a scendere in campo al fianco dei cittadini, supportati dalla Chiesa, sono stati il maggiore Annalisa Pomidoro, insieme al giovanissimo maresciallo Simona Tripi e al comandante della stazione di Flumeri, Mirko Nocera. È importante la prevenzione. Certamente, sì, è stato interessante. Certe cose, vedi che anche sul conto ti possono fare lo scherzo. Cioè, no, non è vero, non è vero. No, se tu hai sul conto parecchia roba, lì tu prenderai una bella legnata. È meglio avere qualcosa, poco, che anche se se lo prendono, diciamo, non è successo niente. È un problema non da sottovalutare, non solo per le persone anziane ma anche per le fasce giovanili, ma giovanili che acquistano su internet e magari in maniera molto facile si dà accesso a consensi e informazioni personali. Io quindi credo che questi momenti ci aiutino a tenere alta la guardia e perché no anche ad aiutare magari chi è in difficoltà in momenti specifici. È tutto per questa edizione, in regia Michele Urciolo, grazie per l'attenzione, una buona serata.